secondo me, ragazzi, quella camera qui, io la allargherei un filo. Cioè, basta con sto metodo Fabio, no? Tutto sempre così. Cioè, dai, diamo respiro. Qui, pallone. Pallone per forza, sempre sto pallone. Cioè, la cultura è fatta anche di altro. Allora, partiamo, non facciamo più la lavagna. Basta lavagne, per favore. Avevo io. Oppure la facciamo elettronica, cioè un po' modernina, pennarellini, basta. Già ve l'avevo detto. Vogliamo mettere il gesso ancora, tornare a mettere il gesso come una volta? Cosa dai, io. Il mondo va avanti. Ma l'avevo detto io, arriva Meda, domina. Meda dove arriva, domina, come è giusto che sia. Meda... Benvenuto nel mio canale, caro Fabio. Benvenuto tutti sul canale di Guido Meda. Grande Guido, grazie. Allora, per me devo dire che è un grande piacere, siamo amici da tanti anni, ma anche professionale è sempre un piacere lavorare con Guido, perché ha cambiato il modo di fare le cose. Io adesso vado anche un po' oltre, cioè secondo me quelli che cambiano il modo di fare le cose nel mestiere che fanno sono dei geni nel loro lavoro, e quindi Guido Meda lo è. Lo è. Secondo me va bene il canale così com'è, comunque, di Fabio Caressa, eh? Cioè perfetto il pallone, il conduttore, è proprio il suo. Quindi grazie di essere qui, Guido. Grazie. Tra poco parte il Moto Mondiale, quindi era il momento giusto, secondo me, per trovarci. Poi questo video lo vedremo prima della prima gara, dopo la prima gara, quindi sappiamo, l'abbiamo registrato un po' prima, lo diciamo sempre tranquillamente. Quindi al buio. Al buio, tutto al buio. Tutto di intuito. Parte, diciamo, Mondiale con un buon presupposto, perché erano tanti anni che non avevamo un campione del mondo ed è stata una stagione straordinariamente emozionante. Che secondo me ci ha dato la misura di quanto nella vita, nello sport, nelle cose che seguiamo magari in televisione, non ci sia mai nulla di scontato, no? Cioè noi che lavoriamo in televisione, un po' l'incubo dell'audience ce l'abbiamo il lunedì, certo, mattina, quindi certo. Partire che ti si è tolto Valentino Rossi sembrava quasi di aver tolto, no, a me non tanto, ma agli altri, al mainstream, come si dice, sembrava di aver tolto il mattone sul quale si reggeva tutto il palazzo. Quindi nelle prime riunioni ragazzi, no panico. Cioè guardare avanti, giusto, non sempre indietro preoccupati, no? E poi infatti cosa succede? Che la vita ti mette sul cammino una/due moto italiane, la Ducati, la Aprilia che funziona alla grande, Bagnaia che guarda caso viene dalla scuola di Rossi che va fortissimo, Bastianini che va fortissimo, e ci restituiscono, almeno dal punto di vista sportivo, già una cosa che sembrava di aver perso per sempre, figata. Quindi è stato un messaggio. È proprio questo, ma perché secondo te, rispetto a prima, le moto giapponesi, diciamo che sono sempre state all'avanguardia, no? Sembrano un filo meno all'avanguardia rispetto ad altre moto che hanno non solo Ducati, Aprilia, KTM, cioè c'è molta più lotta, diciamo, rispetto a prima. Sai che secondo me la domanda è interessante e il tema direi che è culturale. Cioè la Ducati e l'Aprilia hanno interpretato in maniera tecnica, tecnologica, quello che sta succedendo anche nel mondo della comunicazione. Sì. Contenuti fruibili, grande velocità di reazione, grande velocità di esecuzione, botta di fantasia, realizzo, mando in onda nel tuo caso, mando online nel tuo caso. La Ducati e l'Aprilia hanno fatto così, ho un'idea aerodinamica, la progetto, la sperimento subito. In Giappone invece lavorano come hanno sempre lavorato, un po' fuori dal tempo se vogliamo, cioè bravissimi a perfezionare, bravissimi, fenomenali nel dettaglio, nel controllo qualità, con mille passaggi prima dell'approvazione, e banalmente hanno dei tempi di lavorazione che sono molto più lunghi. Per quindi cui sono rimasti un po' fermi, diciamo, non al passato, però in un mondo che è molto tecnologico non si sono adeguati. Poi, nel caso delle moto sì, poi evidentemente non so, nell'elettronica, certo, sono delle eccellenze inarrivabili, no? Però nelle moto, nella progettazione delle moto da corsa è successo un po' questo, ed è una grande lezione, perché vuol dire che la fantasia italiana, che è quasi un luogo comune, unita a dei team, poi la Ducati ha scelto molto bene le sue persone, efficienti, ti portano a dei risultati così. Adesso bisogna vedere se sti giapponesi hanno avuto se sono stati sufficienti i mesi che c'erano tra il 2002 e il 2023 per cambiare ritmo, per adeguarsi, chissà, boh. Devono cambiare anche mentalità, questo è importante. Tu sei uno che le porta anche le moto, no? A me piace moltissimo quando fate il giro col Sanchio prima.
Hai avvertito proprio nella guida anche la differenza in questi anni, l'evoluzione che c'è stata? Sì, tanti. Allora, partiamo da un presupposto, che alla velocità a cui guido io... Certo, vabbè. Che comunque i tuoi 250 li fai. Sì, però no, ma anche 300. Al Mugello l'anno scorso Sanchini 328, io 318. Bello da raccontare agli amici, ma non è lì che ti misuri. Ti misuri quando vai a frenare, la velocità di percorrenza della curva è... E lì tu scopri che sei un amatore medio-veloce, ma che quelli fanno proprio tutto un altro mestiere. Quindi io non ho la competenza tecnica per dire che la moto al limite fa quelle cose lì, perché al limite non mi ci avvicino neanche da lontano. C'è. Ok. Detto questo, posso dire che le MotoGP di oggi, per quel poco che sente un amatore che ha il grande privilegio di guidarle, ti si offrono... molto dolci, ti portano a velocità straordinarie senza traumi, senza traumi. Mentre prima strappavano molto. Prima erano delle botte che ti rovesciavi in parcheggio, cioè ti si impennavano in quinta, no? Adesso con la tecnologia hanno imparato a farle andare avanti, quindi a fare performance, a percorrere il più spazio possibile nel minor tempo possibile. Poi non è che sia diventato un giochino facile, no. Poi c'è il rischio che qualcuno dica, ecco vedi, Meda ha detto che le moto di oggi le guidano tutti. Sì, per andare alla mia velocità, per andare alla loro, per frenare dove frenano loro e per fare quelle curve lì che fanno loro, servono due palloni così. Ecco. Ma secondo le tue conoscenze sono più pazzi i piloti delle moto o i piloti delle macchine? Allora, il pilota... Bravo, è buona la domanda. Allora, diciamo che in termini di trauma, probabilmente il pilota della macchina sembrerà un po' paradossale, ma rischia di più perché è imprigionato dentro la macchina. Quindi se la macchina si ribalta, dovesse cedere la protezione, oppure... abbiamo visto il fuoco, per esempio. Che si infilò sotto il guardrail, bravissimo. Quelle sono brutte situazioni. Il pilota ha il vantaggio che di norma cade scivolando e separandosi dalla moto, quindi sono attrezzati con airbag e con tute di pelle di canguro che è molto elastica e molto resistente alla pressione, che gli consentono di scivolare via. È chiaro che sui piccoli traumi in Formula 1 non ce ne sono, in MotoGP invece sono all'ordine del giorno, quindi sì, forse è un po' banale, ma direi che una moto è più pericolosa. C'è stato un momento in cui il MotoGP era andato avanti tantissimo, no? Come comunicazione, sì. Come spettacolarizzazione. Poi mi sembra che il cambio della Formula 1 sia stato molto sensibile in questi anni e si sia un po' con Liberty un po' avvicinato, no? Forse in certi punti l'ha anche un po', se vogliamo, non dico superato, ma almeno è proprio lì a fianco rispetto alle moto. Prima non era tanto così, era un mondo più chiuso. Non e io arrivo più avanti di te e dico che l'hanno un po' scardinato il mondo delle moto, cioè che la Formula 1 ha fatto dei passi avanti enormi ed è tornata a sopravanzare con una discreta abbondanza la MotoGP. Però lasciami dire anche che forse è normale che sia così, cioè la Formula 1 è un polo di attrazione da sempre di investimenti mega galattici, certo. Quindi è giusto che funzioni di più. La MotoGP è uno sport molto più economico, con investimenti più piccoli, con più nicchie coinvolte anche dal punto di vista degli sponsor. Quindi secondo me adesso è normale, ma è il frutto di un lavoro mega galattico, bravo, di Liberty, degli americani, che quando si tratta di show, di mettere mano allo show, sanno come fare, che hanno fatto anche dei grandi investimenti e che hanno riportato la Formula 1 ai fasti di una, oltre ai fasti di una volta. Secondo me oggi se tu sei un attore americano e non vai al Gran Premio di Miami o di Las Vegas sei un pirla. Qualche anno fa, negli ultimi anni della gestione Ecclestone, potevi andare o non andare alla Formula 1 in America, manco sapevano che esistesse. Quindi è stato fatto un grande lavoro di comunicazione che è costato molto, ma sono state fatte delle cose molto belle, alle quali secondo me noi peraltro a Sky in Italia siamo andati dietro alla grande, mentre la MotoGP, che forse per qualche anno ha anche un po' vissuto, soprattutto da noi, sulla rendita di questa immagine divina di Valentino Rossi, no? È tornato tutto un po' più realistico. Ora, però, secondo me, anche la MotoGP sta lavorando molto su se stessa per migliorare il prodotto, per svecchiarlo un po' rispetto ad alcune esigenze nuove che sono emerse. Secondo te i personaggi post-Valentino, no? Perché bisogna anche, secondo me, con tutto il bene che vogliamo tutti a Valentino Rossi, che è stato parte della nostra vita per tantissimo tempo, bisogna anche guardare un po' avanti. Certo. Quali sono i personaggi
che più ti affascina, al di là poi della guida? Allora, a due risvolti questa domanda, perché ci sono dei personaggi ai quali tu ti riferisci, di cui adesso ti dirò i nomi, che in realtà in televisione non si vedono. E io prima faccio una piccolissima analisi di questo aspetto, cioè tu non percepisci delle personalità prorompenti, non le hai percepite fino a questo momento. Secondo me è una cosa, non so se sei d'accordo, che sta succedendo in tanti sport, sì. Cioè il carisma prorompente, quello che quando gli accendi la telecamera in faccia esplode, si mangia la telecamera, fa fluire dal cervello una quantità di pensieri profondi, intelligenti o motivati, non c'è più. E io sono arrivato alla conclusione che le nuove generazioni di sportivi banalmente intanto hanno più cose a cui pensare, perché un pilota di oggi in MotoGP deve essere un po' ingegnere, un po' gommista, deve badare alla preparazione atletica, deve badare all'alimentazione, ha mille più competenze rispetto a prima e quindi probabilmente nasce un po' più ingegnerino. E poi c'è una fottuta paura di esprimersi liberamente, perché stanno cominciando ad assaggiare quali possono essere gli effetti magari di certi social o delle shitstorm, o hanno paura di scivolare nel politicamente scorretto che può costarti magari 3 giorni di titoli sui giornali. Io ho la sensazione che noi abbiamo un po' anche il compito di guidarli verso una popolarità diversa, un po' più libera, no? Sì, insegnargli dove ti devi fermare, dove perché poi anche il campione si può permettere di dire più cose, no? È proprio questo. Quindi si presentano banalmente un po' timidi, avendo il privilegio di frequentarli invece li vedo come sono nel privato e ti dico che c'è una serie, sono tutti bravi ragazzi, molto bravi, carini, simpatici. Sul gruppo degli italiani non mi sento di escluderne uno, sono tutti molto diversi, non so, Bezzecchi è uno con un potenziale espressivo enorme, Bagnaia è interessante, divertente perché è metodico e fa migliaia di ragionamenti su tutto, per certi versi forse con meno ilarità, mi ricorda quell'attitudine all'analisi specifica e quella curiosità che aveva Valentino Rossi. Fabio Quartararo, che è fashion victim, è cool, è simpatico, su certe cose un po' filosofo. Ecco, io mi sento investito un po' del compito di tirarle fuori queste cose qua. Bene. Bastianini, che è un pilota del futuro, è selvaggio, tanto sa essere cattivo e feroce in pista, tanto è, ti sembra di vederlo con la testa nelle nuvole nella vita privata, e dici oddio, no, ma questo adesso va su una MotoGP, ci va, non solo ci va, ma è numero uno. Quindi io direi... Beh, tu lo sai che ci parliamo spesso che Guido, ma li vorrei un po' più... vorrei un po' più di rivalità cattiva, un po' più di quelle robe, che ne so, anni 60, 70. Ci ho pensato. Cioè Ante Lauda, capito? Queste cose qua. Allora, secondo me arriverà. Nel senso che già mettere insieme Bastianini e Bagnaia nello stesso box, ecco, dopo il mondiale dell'anno scorso, comunque ti esponi al rischio che sia l'uno che l'altro, volendo vincere il mondiale, possano prendersela con l'avversario che facilmente sarà proprio quello da battere. Quindi secondo me arriveremo alla rivalità, alle carenate. Devo dirti anche che l'anno scorso di carenate se ne sono viste, ma sì, si sono visti anche dei grandi gesti di scuse. Va bene, comunque, ecco, che rischiano la vita. Qui voglio arrivare, delle grandi manifestazioni di fair play, mai vista la litigata dopo gara, che ci sta, sì, e forse sì, ci piacerebbe anche. Però possiamo considerare un disvalore il fatto che questi stiano comportando in maniera corretta, offrendoci delle scene, diciamo, edificanti di sport? Io non me la sento. Hai ragione, è vero. Per cui, se però accadrà... Una cascata ogni tanto, cioè un colpo di casco ogni tanto. Una caracca ogni tanto. Arriverà, ma guarda che è un po' parte della natura di quello sport. Pensa, cioè quando tu vai a 360 all'ora, i nervi inevitabilmente sono 360 all'ora su due ruote. Sono 360. No, 360. Ma è una cosa che non ci puoi neanche pensare. Uno ti tocca, appena ti butta là, ti arrabbi. E hai un livello di tensione e di adrenalina che è così elevato che lo scappaccione può partire. Infatti tante volte, no, vedi che prendono la sanzione perché hanno dato lo schiaffone sul casco a quell'altro, oppure certi miei colleghi, io lo capisco, si indignano, ah no, ma non si fanno queste cose. E però mettiti in quei panni lì, certo, no? Ma certo. È come in quelle partite dove il difensore t'ha menato per tutta la partita dall'inizio alla fine. E alla fine c'è la reazione. E alla fine il falletto glielo fai, un po' di reazione c'è. E fa un po' parte della natura dell'uomo.
Non c'è dubbio, poi bisogna sempre considerare che sono giovanissimi, no? Adesso molto. Sono ragazzini. Si è molto abbassata l'età media. Che è una cosa impressionante, secondo me. Senti, facciamo un giochino. Vai. Ah, ti dico subito che per un telecronista, per la mia esperienza, è forse il gioco più difficile che sia. Allora cambiamo di nuovo il canale. No, e spiego perché. No. Perché è un gioco sulle date. No! Lo so. Perché noi telecronisti... Ma neanche a scuola io funzionavo. No, ma poi per un telecronista che c'ha tutti i ricordi legati più all'emozione che al tempo. Bravo! Capito? Sì. Non metti insieme il numero... con l'emozione, cioè devi ma allora io quando ma non ne so una quell'emozione lì, vabbè, ma noi ti si aiuta. Io so, cos'era il 14 ottobre del 1492 quando Cristoforo Colombo scopre l'America. Io leggevo quando me la trovavo, ma non andavo in moto. Il 25 aprile della liberazione, cioè queste qua. Tipo, non so, questa la so da Dio. 25 dicembre Natale, 24 Vigilia, 26 Santo Stefano, 31 dicembre ultimo dell'anno, 1 gennaio Capodanno, sì, sì. Pasqua non si sa, cambia in base a 11 settembre 1966. Andiamo. 1966. Eri nato? Eri appena 11 nato. 11 settembre, sì, ma dormivo io quel giorno lì. Eri appena nato. Avevo, allora, 66, diciamo che ci arriviamo così, no? Prima di tutto, 66. Un Hollywood ha fatto qualcosa? No, di cosa stavamo parlando nel 66? Di quale pilota, io secondo niente. Me? Pilota di MotoGP. No, l'emersione di Agostini. Emersione di Agostini, l'hai preso subito. Che ha fatto? Ha preso subito. Il primo mondiale di Agostini. Già nel 66? Nel 66. Primo mondiale di Agostini. Vogliamo ricordare che quelli erano tempi veramente clamorosi. Io abbiamo la fortuna, noi conosciamo molto bene Giacomo, a me ha fatto dei racconti pazzeschi, cioè lì era veramente una sfida per la vita, ogni gara praticamente, c'era anche un numero di incidenti mortali. Diciamo che tu partivi per una stagione mondiale con la certezza proprio certificata che a fine stagione ce ne sarebbe stato qualcuno in meno. Che, guarda, che a dirlo sembra incredibile, ma è effettivamente così, perché i racconti poi sono questi, no, di Giacomo? Cioè passavano a 220, 230 all'ora nei paesi. Io sono passato, alcuni li ho visti, circuiti cittadini motociclistici, tipo a Brno, in mezzo a due marciapiedi con delle case, col panettiere e il tabaccaio, tanto così, con la testa dal palo della luce. Per Giacomo fermarli quando scivolavano mettevano le balle di paglia, ma dietro la balla di paglia il muro, quindi la balla di paglia cosa fa? Attutisce un pochino, quindi sì, dei matti. Io abbiamo dei racconti di Agostini all'isola di Wight, no? Che era di Man. All'isola di Man, giusto, che era un percorso da terra, ma lui mi dice che potevi trovare il sole all'inizio e la neve, la pioggia, la nube sulla montagna, perché era un percorso di decine di chilometri, sì, no? Assolutamente. E lui racconta chilometri. Che aveva questo suo giubbotto, quello erano giubbotti di pelle, che erano, cioè un imbottito, avevano dei quasi degli spolverini di pelle che se cadevi per terra dopo 2 metri di abrasione erano bucati, diventavi una bistecca, una bracciola. E lui mi racconta sempre che in quella gara lui aveva qua la striscia bianca perché del muro. In una curva facevano un muro. Ecco, voi capite che... Lo fanno ancora? Sì, quella gara lì la fanno ancora. È una gara riservata, si chiama il TT, il Tourist Trophy, è una gara riservata agli specialisti della strada. Io personalmente mi so di dire una cosa che i motociclisti non amano, penso che quelle gare lì secondo me sarebbero da abolire perché è una maniera un po' gratuita di cercarsi il guaio, detto che, come gli altri motociclisti, un po'... Forse nella vita una volta sognerei di farla, ma non si può. Capisco. Perché se tu vai forte lì, sei veramente... Uno col manico. Sì. Cioè, è come quello che fa il giro del mondo da solo in barcavela. Insomma, è un'avventura, è diverso. Non, grande esperto anche di non è più soltanto sci, una gara. Sola, grande esperto di tutto, Guido. Quindi 66, primo mondiale di Giacomino Agostini. 96, 18 agosto... 96. Passiamo al 96. No, 18 agosto 96. Quindi agosto 96 potrebbe essere la prima vittoria in 125 di Valentino Rossi. Presa subito. Corretto. Vabbè, sì, 96 è facile. 96 Beh, è per facile. Te è facile. Arriva non al mondiale, ma vince Valentino Rossi. Sì, però l'anno dopo vince il mondiale 125. Ma tu hai capito subito che questo è un fenomeno? Sì. No, oddio, no, forse non ho capito che fosse un fenomeno in moto. Almeno, sai, quando tu hai a che fare con un ragazzino, capita anche con il calcio. Che c'era, 16 anni, che c'era? Forse ne aveva 17, nel 96, lui è del 79. Sì, 17. Ok. Quando tu hai a che fare con un ragazzino, sai che in quel momento lì è fortissimo, ma potrebbe anche bruciarsi.
potrebbe capitargli qualcosa, non di fisico, ma un cambiamento di personalità, oppure uno sviluppo del fisico che ti porta a non essere più agile come prima. Molte cose cambiano nella vita di un ragazzo che cresce, no? Perché loro sono un po' come i fantini, no? Devono controllare il peso anche sulla moto. Non più tanto adesso, con le grandi cilindrate no. Diciamo che adesso sono molto penalizzati i grossi sulle moto 3, sulle moto piccole. Ma in MotoGP hanno talmente tanti cavalli che chilo più, chilo meno, tutta sta differenza non c'è più. All'epoca sì. Quindi io di Valentino avevo certamente capito che fosse un grande talento, mi tenevo il beneficio del dubbio che magari in questa crescita che si compiva potesse cambiare qualcosa, però si capiva subito che era formidabile nella simpatia, che lui aveva capito che essere libero e cazzaro come era lui nella sua vita funzionava e piaceva alla gente, no? In un periodo in cui in realtà gli sportivi parlavano come dei libri stampati. È vero. Lui ha detto: caspita, mi comporto come sono e la gente ride e mi apprezza. Avanti così, e l'ha fatto per una vita. Ecco, lì ricordo una volta che qualcuno, non so chi, mi chiese chi è il tuo sportivo in questo momento preferito, io dissi senza dubbio Valentino Rossi. E aveva vinto, forse era il 96, non ancora neanche il mondiale. Quindi insomma, ci hai visto lungo. Poi in realtà dei panini ne ha mangiati. Sì. No, cioè è cresciuto senza sbagliare, anzi. Senza sbagliare. È stata la sua grande dote, cioè crescere versatile, adattandosi alle situazioni. Fenomeno in 125. Solo i più grandi si adattano ai cambiamenti, Guido, e solo quelli che continuano a vincere si adattano al cambiamento. Ed è molto più difficile, secondo me, più che arrivare lì e restare lì, no? Per tanti anni che fa la vera differenza. Questo è Valentino Rossi. 3 novembre 2001. Novembre 3 novembre 2001, Valentino Rossi vince il mondiale della classe 500. No, vabbè, sì. Bello è che quando abbiamo iniziato vi ho detto: mi fate fare brutta figura, non ne sbaglia una, ci metti 10 secondi a indovinare. Magari non avresti preso. No, vince il mondiale della classe 500, chiude un ciclo straordinario in cui ha vinto tutti e tre i titoli con i motori a due tempi e si prepara l'anno dopo ad affrontare l'era della MotoGP che nasce. Si chiamerà fino a lì si chiama la 500, dal 2002 si chiama la MotoGP, i motori sono quattro tempi e così gli si offre la possibilità di vincere anche con la moto a quattro tempi un'altra categoria. E c'è tra l'altro è la fine della, diciamo, la lotta con Biaggi, no? Cioè la prima grande rivalità. Un po' sì, è una lotta che si ripete, diciamo, in una gara epica nel 2004 quando si scambiano in qualche modo le moto, non è che se le scambiano volontariamente, ma Valentino lascia la Honda perché tutti gli dicono: sono capaci tutti di vincere con quella moto lì. E allora dice: vabbè, passo alla Yamaha, che fino a lì non è che brillasse. Prende la Yamaha e vince battendo nella prima gara in Sudafrica Biaggi, che ha mollato la Yamaha per andare in Honda. Gara epica. Quindi quella rivalità che era stata acida, cattiva. Ma lì secondo te c'era un po' anche il fatto che Biaggi, più grande, vedeva che era arrivato uno che l'avrebbe un po' tolto? Allora, secondo me vale un po' per tutti. Sì, cioè comunque tu sei Max Biaggi, sei l'icona del motociclismo italiano, hai vinto quattro titoli in 250, che poi a quell'epoca non era come adesso che la Moto 3 è propedeutica alla Moto 2, la Moto 2 è propedeutica alla Moto GP. Lì ogni campionato aveva la sua dignità totale. Biaggi era il campione del mondo della 250 e per noi valeva di più di quello che vinceva la 500. Quindi lui era il padrone del mondo. Arriva questo ragazzino che oltre ad essere forte è anche sfrontato, che ti piglia pure per il culo. Sì. Me lo ricordo io Biaggi in quegli anni. Tanto veniva a giocare a poker Biaggi, ti ricordi, nelle cose di beneficenza? Sì, sì, sì. In pubblico non ne parlava mai. No. E quindi sta cosa ci sta. C'era amarezza. Ci sta che la soffri. È che ha trovato uno che non si faceva mettere sotto tanto facilmente, perché per quanto Biaggi fosse quello più grande, quello più esperto, che pensava forse di mettere a cuccia il ragazzino che era arrivato e che alzava un po' la cresta, invece il ragazzino la cresta ha continuato a tenerla alta perché era garantito da una capacità straordinaria di fare risultato. Ora, noi ci abbiamo anche un po' sguazzato tutti quanti in quella rivalità. Vabbè, ma è anche giusto, Guido, le rivalità sono la base dello sport. Ecco. Cioè, la NBA ci ha costruito la fortuna sulla rivalità che c'era negli anni 80. Oggi parlano l'uno dell'altro, pur non essendosi mai, diciamo, conciliati o trovati in momenti in cui si abbracciano e dicono: come ti ho mal giudicato all'epoca, invece che figo che sei. No. E non succederà mai reciprocamente.
però quando parlano l'uno dell'altro di quello che hanno vissuto, lo fanno con grande stima e con grande rispetto, sapendo di essere stati testimoni e protagonisti di un'era formidabile. E quindi questa cosa se la riconoscono proprio alla grandissima. E secondo me basta e avanza. 20... Due veri campioni. Due veri campioni. Sì. Questa, mi permetto di dire, non è solo la prossima data, non è solo storia di moto mondiale, ma è storia della telecronaca italiana. No! Sì, sì, amico mio. 20 luglio 2008. 20 luglio 2008, Laguna Seca, Cavatappi, sì. Rossi Stoner. Sì. Sorpasso che oggi verrebbe giudicato in fuorigioco, diciamo. Sì, All'epoca sì, perché comunque Valentino, per sorpassare, era l'unica maniera che aveva, quella lì, ho parlato come lui, era l'unica maniera che aveva, era l'unica maniera che aveva di passare uno Stoner che in quel momento lì era più forte di lui e su quella pista andava più forte di lui, lottò con i denti per stargli attaccato e pensò tra sé e sé, io qua se non lo passo, questo non solo vince questa gara, ma vince anche, si carica e vince anche tutte le altre, quindi cosa posso fare? No, ora non so quanto certo. abbia fatto tutti questi ragionamenti tra una staccata e l'altra, no? Però un po' li ha fatti, certo. Perché la capacità di un pilota è di rallentare la velocità, cioè di fare tutti i ragionamenti che servono in spazi brevissimi e ad altissima velocità, è una distorsione del tempo. Oh, decide che sorpassa in una curva che, oh ragazzi ve lo giuro, cioè io sono stato a piedi, fai fatica a salire dal Cavatappi, è un salto nel vuoto con una biscia, con una curva a sinistra e poi a destra, e accanto alla pista c'è il terrapieno di ghiaia. Sì, sì. Tu vai a 200 all'ora sulla ghiaia, l'ha passato con due ruote fuori. Che adesso non sarebbe, dici, non sarebbe neanche ammesso. No, ti squalificano perché hai tagliato. Però all'epoca, fortunatamente, ancora riuscivano a vedere l'impresa eroica. Sì. Nel gesto, anche Zanardi l'aveva fatto in una gara di Formula Indy. E, sorpasso leggendario della storia. Oggi non passerebbe quel sorpasso lì. No, un gesto di follia, se vogliamo. Io mi ricordo. Di lucida follia, per quei 20 metri di follia. Nella progettazione e nell'esito, una genialata razionale. Perché certo. Lì cosa succede? Questo vale, secondo me, proprio come regola di interpretazione della metodologia del campione. L'ha messo sotto psicologicamente. Gli ha tolto una certezza. E Stoner lì, che era un fenomeno, probabilmente uno dei migliori talenti di sempre, va in difficoltà. Completamente. Ma è da lì che comincia a diventare Rolling Stoner? Cioè no. Rolling Stoner è un difetto di valutazione nostro. Ah. Direi anche un po' mio. Beh, no, dai, però se lo vedevi ti dava l'impressione di uno... Però, anche Marquez. Però invece chi gestiva la Ducati all'epoca, in mezzo a quelle cadute, vedeva la capacità di fare dei tempi straordinari. Io dicevo, vabbè, è uno che non finalizzerà mai. Sì, ti fa il giro da matto, ma poi casca. È Rolling Stoner. E invece quelli hanno detto, se riusciamo a fare in modo che non caschi più, questo qua non lo prende nessuno. E infatti... Poi purtroppo gli mancava un po' la parte, il sostegno, diciamo, dello spirito, cioè non era sereno nel moto mondiale. No. Ma per ragioni personali? Guarda, secondo me banalmente anche un po' per cultura, lui comunque è proprio un uomo di campagna legato alle cose genuinissime della sua terra, lui ancora oggi vive nella sua fattoria con la moglie e le bambine, quindi di conseguenza è uno che se tu lo metti a bagno della popolarità, tra i servizi fotografici, i fotografi... E le ombrelline? Non gli va, sta male, non è il suo mondo. Prendo io il posto suo se c'è bisogno. Soprattutto con le ombrelline. No, come? Che ho detto? Ciao bene. Oh, terribile. Ciao bene. Perché poi, tra l'altro, possiamo raccontarla questa. Io e Guido, tra i tanti posti dove ci siamo incontrati nella vita, prima di lavorare insieme... Alla Mangiagalli. Perché le nostre primogenite sono andate a un giorno di distanza. A un giorno di distanza? Cosa ci fai qua? Ma sono diventato papà. Anch'io. Ma dove? Dov'è? E poi c'era Benedetta in una stanza e mia moglie nella stanza accanto. E ci sono ancora le telecronache dei due parti. No, scherzo. Però io posso farti una rivelazione. La settimana dopo la nascita di Ludovica e di Matilde, quindi, io devo andare in Brasile, quindi mollo mia moglie in un delirio totale, la sua prima maternità. La prima maternità. Amore, io vado in Brasile alla gara. Vince Rossi, mia figlia, il dottore che aveva fatto nascere mia figlia, il ginecologo di mia moglie, si chiama Gabriele Rossi, dottor Rossi,
E io urlai, sull'impennata di Valentino, urlavo dottor Rossi, grazie dottor Rossi, grande dottor Rossi, e per una volta non stavo parlando di Valentino. Ah, che bello! Ma stavo ringraziando il nostro amico ginecologo che era stato un vero angelo per tutto il tempo e che ci aveva ma che bella fatto questa. Conoscere la nostra e lui si è commosso quando gliel'hai detto? Un po' sì, dai. Se lui è sensibile, sì, sì. Ce l'ha là ancora, sì. Dai, ce l'ha lì. Ogni tanto arrivano gli amici fa, aspetta che te faccio vedere una cosa. Non so se così palesemente... Io farei così al posto suo. Allora, 10 novembre 2013 è il finale di un mondiale del 2013. Marquez campione del mondo. Marquez campione, campione del mondo della MotoGP. Sì. Ecco, Marquez, anche tu hai capito subito che era sì. Cioè sì, come sì, quando sì. Entra Messi in campo la seconda partita, quello. Capisci che è fuori là. Quello, la roba lì, tutto è per tutto. Lo è sempre stato. Forse anche lì avevamo, sai, nei primi anni di 125/Moto3, anche lì forse pensavamo chissà se arriverà, chissà se resisterà così, ma questo è buono, sai quante volte capita che dici certo. questo è buono, ecco, sì, quello sì. Era proprio buono. E poi quando è arrivato in Moto2 formidabile. C'è stato un momento in cui sembrava proprio imbattibile Marquez. Cioè proprio sembra in qualsiasi modo di dire. Marquez ha, a parte i tanti rivali che hanno in qualche modo cercato di mettersi sul suo cammino, questa se vuoi è un po' una banalata, ne ha uno più spesso degli altri, al di là di Valentino e delle loro polemiche, uno più spesso, più importante degli altri, che è proprio se stesso. Cioè è uno che ha la tendenza ad andare un po' oltre il limite. Non delle proprie capacità, del logico, logica, del razionale, del matto, il matto duro. Ecco, cioè è il primo pilota della storia che io conosca che utilizza la caduta come assaggio del limite. Cioè lui va, imposta la curva, fa perdere aderenza alla moto, va talmente forte che la moto cade, lui appoggia il gomito, il ginocchio e la raddrizza. E lì memorizza a che velocità stava, che sensazioni aveva nelle mani e ha capito dov'è il limite. Vabbè, ma tu ti butti per terra per capire dov'è il limite. Beh, è una cosa un po' strana. È un po' da matti. Ecco, poi però cosa succede? Poi però succede che una volta che te ci sentiamo, perché vedo che Marquez dopo l'infortunio è lì che fa le flessioni per fare la gara, ti ricordi? E tu mi dici, è matto? E io ho detto, no, ma fa bene, io ti ho detto. No, tu mi hai detto, è matto. Cioè, tu mi hai detto, e mi hai detto, non è tanto matto lui quanto è matto chi ce lo manda. È quello che gliel'ha fatto fare. Perché poi lui, quella cosa lì, per quanti anni l'ha pagata, poi col fatto di voler ritornare di corsa? 4 stagioni. Sì, perché poi da un intervento che è fallito, l'ha buttato in moto dopo una settimana, è entrato in un loop di interventi che adesso sembra finito. Ora... lui quest'anno torna che il braccio finalmente è a posto, è tornato un bicipite pazzesco, la spalla forse non è del tutto mobile, cioè fisicamente non è iperintegro, però è molto meglio dell'anno scorso, quindi secondo me ci saranno molte occasioni in cui quest'anno Marquez sarà pericoloso, o sarà un riferimento per tutti. Resta il problema, che non va dimenticato, che se casca per terra e sbatte la testa, lui ha la tendenza ad avere gli occhi che vanno fuori asse, quindi a vedere doppio, la diplopia, abbiamo imparato a conoscere la diplopia con Marquez, quindi un po' attento deve stare. Sarà frenato da questi timori oppure magari da una moto che come l'anno scorso non funziona? Ma tu hai visto dei piloti nel corso della tua carriera che ti sei reso conto che a un certo punto hanno preso paura e non sono più riusciti a fare quello che dovevano fare? Io per esempio ti posso dire... Molti. Io ti posso dire, secondo me in realtà Valentino nella mia testa quando rivede l'immagine di quella moto che gli passa un centimetro, secondo me fa forse no, ma forse fa delle valutazioni. Allora, se glielo chiedi e lui deve razionalizzare, ti dice di no. Ti dice che ne ha viste molte e le ha metabolizzate. Però l'immagine loro, sì, era in Austria, loro una moto gli passa proprio un centimetro dal casco in volo. È un po' come se fossero addestrati ad avere nel retrocranio il fatto che i rischi ci sono e che di norma non toccano a te. Poi, anche per la maniera in cui si è gestito nella sua carriera, Valentino, come Agostini, nell'epoca in cui morivano tutti, sono due piloti che sono caduti pochissimo, si sono fatti male pochissimo. Quindi è anche un po' una questione di approccio, no? Certo. Cioè, Valentino e Giacomo sono due che hanno paura degli infortuni, per cui riuscivano a guidare con questo grande talento e questa grande lucidità senza andarsela a cercare. Ecco,
se non quando serviva qua... c'è che secondo te si spaventava. Ma sì, ma banalmente Capirossi. Capirossi è arrivato a fine carriera. Capirossi ha smesso per paura. E nel caso di Capirossi... Magari quando mettono su famiglia, mi viene in mente. Non so, a me sono aumentate le paure quando è nata la prima figlia. Credo che sia fisiologico il fatto che tu ti senta un po' meno sicuro, un po' meno imprudente nelle cose che fai. Ci sono pochi casi tra i quali mi inserisco io di idioti che continuano a comportarsi a 50, 55 anni come facevano a 20. No, perché il signore un incidentino in moto l'ha fatto. Sì, però ecco, quello non mi ha segnato. No, ci sono altre cose che magari mi segnano. No, ma a parte che, ecco, Capirossi, la sventola vera lui l'ha ricevuta quando è morto Simoncelli. Capirossi era già un po' oltre il limite di età, correva perché gli piaceva correre, però quella l'ha accusata tanto. Quella tanti, cioè è stato un momento veramente molto drammatico della storia, credo, del motociclismo italiano, no? La morte del Sic, anche per quello che rappresentava Sic un po', no? Il Sic era il nuovo dopo Valentino, aveva questo modo molto scanzonato di vivere. È uno sbigottimento che non passa, perché Simoncelli era una di quelle presenze che quando diventano assenze non te lo spieghi, non te ne capaciti, non ti entra nella testa. Ora, un po' l'hai storicizzato, no? Il fatto che Simoncelli non ci sia più, ma per un bel po' di tempo, un anno o due, ci siamo trovati in tanti a dirci: oh, ma sai che ieri mi veniva voglia di chiamare Simoncelli, mi sarebbe più... E accorgerti quando ci pensi che non c'è più, non so, è un po' strana, è un po' paradossale, ma è così. Era veramente un pieno in quel mondo lì. Poi, sai, non so neanche oggi, è molto difficile dire che cosa sarebbe stato come pilota. Ma... Tutto faceva pensare che fosse un grande fenomeno. Sì. È un grandissimo comunicatore. Salutiamo il papà, sì, è sempre molto anche presente. La mamma. E la mamma, sì. Bravissimi. Sì. 6 novembre 22, arriviamo... A Peccone? A Peccone Bagnaia? Arriva a Peccone. Bravo che hai saltato il 2015, pensavo mi mettessi 2015 Malesia, Lite, Rossi, Marquez... C'era ma non l'ho messo a posto, l'ho saltato. Però io ho una teoria, la dico? Sì. Cioè che secondo me dobbiamo un po' fare pace con il passato, no? Io ti ringrazio per la delicatezza. Perché in realtà, guarda, questa è una cosa molto social... Cioè 2015 diciamo che è quando Marquez alla fine diciamo ruba tra parentesi ma il mondiale. Si mette di traverso, cioè condiziona il mondiale a svantaggio di Valentino e a vantaggio di Lorenzo, di Jorge Lorenzo, che diventa campione del mondo, togliendo di fatto a Rossi la possibilità di vincere il decimo titolo della sua carriera. E quindi è una cosa che rimane di traverso moltissimo a Rossi, rimane di traverso moltissimo ai tifosi di Rossi che iniziano ad odiare Marquez. Ecco, e quando c'è di mezzo la parola odio, secondo me, no, siamo andati oltre, no? Sì. Adesso che sono passati 7 anni... Basta, dici tu. Sì, bisogna andare avanti, cioè bisogna andare avanti, e arrivo a dirne un'altra ancora, che nella vita in qualche caso è anche virtuoso dare una seconda chance. Io capisco che ci sarà molta gente in questo momento che sta dicendo delle cose orrende. Non è che io sia contento di quello che è successo, ma provo a ragionare da padre, come se parlassi ai miei figli, dico: oh raga, andiamo avanti. Cioè, andiamo avanti. Quello aveva fatto una scemenza. Quello aveva 20 anni, magari si è pure pentito nel tempo, non l'ha mai detto, ma magari no, non lo rifarebbe più in quel modo lì. Ecco. Io la vedo un po' così e penso sia un po' un dovere per il ruolo che ho e che abbiamo di vederla un po' così. Diciamo che in linea generale, se uno poi accetta di aver sbagliato, può chiedere scusa, secondo me, anche se in quel mondo magari... Ok, però probabilmente non pensa di averlo fatto. Cioè, lì è veramente difficile. Comunque magari pensa di averlo fatto, ma che anche gli altri l'hanno fatto in altre occasioni, e quindi buonanotte. Però mi trovo assolutamente d'accordo sul fatto di andare avanti. E quindi arriviamo a Pecco. Arriviamo a Super Pecco. Super Pecco che... ha vinto questo mondiale, a un certo punto non sembrava che no farcela, c'erano degli zero, era a un certo punto non è più caduto. Era drammatica la situazione, abbiamo detto, ma cavoli, ma 91 punti, ma non li ha mai recuperati nessuno nella seconda parte della stagione, tra l'altro Quartararo, costante, magari non con la moto più veloce, ma costante, è un po' andato sto mondiale qua. E invece dicevamo delle sorprese, no? E qui secondo me dobbiamo fare due piccole valutazioni, la qualità di Pecco e la qualità della Ducati. Parto dalla qualità di Pecco in 10 secondi.
Pecco, secondo me, Bagnaia è stato la dimostrazione di uno che con umiltà ha messo in discussione se stesso, ha elaborato i suoi errori, perché molti erano suoi errori, ha elaborato dentro di sé la soluzione o il metodo per non commetterli più, e da lì è diventato un martello. Cioè non l'ha lasciata correre, eh? Ha convocato delle riunioni, ha detto cosa ho sbagliato, dove ho sbagliato, perché ho sbagliato, come faccio a non sbagliare più in quel modo lì. Bene, ok, ci siamo, trovata la soluzione. Ba, 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 ba. E ha vinto. E ha vinto. È una lezione di vita, secondo me. È una lezione di vita. Adesso, secondo te, che sono tutti e due in Ducati i nostri piloti più importanti, ci sarà una rivalità tipo quelle storiche? Si aiutano all'inizio e poi quando incominciano a contare i punti sono favoriti? Allora, diciamo che la pasta umana fa sì che secondo me partiranno Bastianini e Bagnaia insieme nella stessa squadra, partiranno in armonia e serenità. Cioè hanno in qualche modo anche l'obbligo di lavorare insieme per evolvere la moto, perché ne traggono vantaggio tutte e due. Tutti e due. Poi a metà campionato, se sono in ballo tutte e due, è liberi tutti lì, però vinca il migliore. Però lì, per esempio, con la scuderia come fai? Cioè, dai liberi tutti. A parte che non è così scontato, no? Che, no, certo, che si ritrovino tutti e due. Certo. Top 1 e top 2. È altamente probabile che accada, ce lo auguriamo, però non è così detto. E a quel punto, secondo me, guarda, l'abbiamo visto l'anno scorso, cioè alcuni si sono indignati perché la Ducati cercava un po' di rallentare Bastianini, il quale invece andava dribbio, tranquillo. Andava. Se è successo l'anno scorso, anno in cui realmente la Ducati poteva vincere quel titolo ed era anche legittimo, secondo me, tenere un po' calmi gli altri o perlomeno invitarli a non fare dei casini, quest'anno non c'è quell'esigenza lì. Mi spiego. Quindi a maggior ragione penso che saranno liberi. Una cosa che ho notato di differenza. Se poi arriva una fine stagione, che c'è uno che ha dei punti di vantaggio sull'altro, che è tagliato fuori, un po' di scuderia. Dovranno aiutarsi un po'. Forse. Ma mi sono sempre sorpreso di una cosa, forse perché il brand Ferrari è più forte. Però mentre per le macchine si fa tifo per la macchina, fondamentalmente, chi la guida è di secondaria importanza, nella MotoGP si fa un po' più tifo per il pilota, non importa il marchio. Cioè, ci sono i ducatisti, per carità, noi siamo felicissimi che sia un marchio italiano. Però c'è un po' più la tendenza. Adesso forse è un po' cambiato con Verstappen. Basta. E Hamilton, però è... No, hai fatto centro un'altra volta, hai fatto centro un sacco di volte oggi, e secondo me anche questo è assolutamente un tema. È vero, la Ferrari è venuta sempre prima di tutto. Certo, poi non si può dimenticare tipo gente tipo Schumacher, tipo Villeneuve, adesso Leclerc, ok. Però è vero che il brand, soprattutto in Italia, il brand Ferrari supera tutto. Cioè supera tutto. Non importa se c'è il pilota italiano. No, è anche vero che dall'altra parte noi abbiamo avuto un Valentino Rossi che si è magnato. È vero. Tutta la luce, no? Per cui che Rossi guidasse un Garelli, una Yamaha, una Vespa, ci interessava di Rossi, gli italiani erano interessati a Rossi. Adesso che Rossi non c'è più e che Bagnaia ha vinto con Ducati, e secondo me Ducati ha cambiato un po' la mentalità, la filosofia, sia quella costruttiva. Oggi fanno delle moto che sono super performanti come delle Ferrari, ma che sono molto più gestibili. Anche prima era il cavallo pazzo. Prima era il cavallo pazzo. E questo conta molto, no? Se tu ti apri al pubblico anche fornendo un prodotto che è più fruibile, ottieni di conseguenza dei vantaggi anche sul mercato. Pecco non è il cavallo pazzo, non incarna il cavallo pazzo. Per cui secondo me questo connubio, pilota italiano, moto italiana, rossa, ha fatto sì un po' che la Ducati si ferrarizzasse. Io stesso subisco molto da italiano medio il fascino della moto italiana, della moto rossa. E credo che sia una cosa bella. Peraltro, in questo caso, non c'è Bagnaia che tende a prevalere sulla Ducati o la Ducati che tende a prevalere su Bagnaia. Sono un accordo armonico, due cose che vanno bene insieme. È successo in passato, no? Invece che la Honda, ma la stessa Ducati voleva venire prima dei piloti, volevano che si parlasse più della loro vittoria che non della vittoria del loro pilota. Per esempio, questa era una cosa che Stoner soffriva abbastanza. Oggi la storia è cambiata, secondo me la Ducati si è ferrarizzata, adesso speriamo che si ducatizzi la Ferrari, cioè che riescano che anche loro a vincere il mondiale. Sì. Però centro, è vero, questo è stato l'anno buono in cui un marchio in particolare, la Ducati, ha avuto una spinta passionale che prima non aveva. Senti, se ho detto, ti faccio la domanda, ma a parte che noi quando ricominciano le stagioni abbiamo voglia di tornare al microfono, di perché
ragazzi, è un grande divertimento, potrei dire più. Ma ti piace più l'idea di tornare al microfono o di rimontare sulla moto e rifare il primo giro del primo Gran Premio? Perché, cioè, se io potessi fare 5 minuti di partita, non lo so quale delle due cose mi piacerebbe. Allora, più. Ti dico proprio la vera verità. Quando andrò al primo Gran Premio, probabilmente una moto in pista l'avrò già guidata. Ah. Quindi quello sfizio lì già me lo sarò levato. Devo anche dirti che quei giri che vedete in televisione in realtà sono una sveltina. Sì, nel senso che noi abbiamo 10 minuti a disposizione, uno slot, facciamo un giro d'ingresso per scaldare le gomme, per capire dove ci troviamo, che io non è che le conosca tutte le piste, sulla carta sì, ma guidarci è diverso. Certo. Un giro lanciato nel quale dobbiamo parlarci e un giro per tornare ai box ed eventualmente fare qualche rifacimento. Quindi non puoi andare forte come andresti dopo 5 giri che hai capito la moto e la pista. Non puoi andare forte del tutto perché sei concentrato a parlare, a pensare a quello che devi dire. Quindi diciamo che sui rettilinei vi facciamo vedere altissime velocità, ma il resto lo facciamo cauti. Quindi, per concludere, ho più voglia di fare una telecronaca dove invece lì è tutto a bomba. Salutiamo Sanchio, possiamo dire che tu e Sanchio un po' c'è il rapporto, c'è tra me e Beppe. Sì, credo che sia quella cosa. Quella cosa. E le cose funzionano se c'è quel rapporto lì. Claro. Sì, è vero. Ciao Sanchio, ciao Beppe, lo zio. Aspetta, ti faccio un regalo. No! Senza giacca, sì. Veramente? Il mio gioco. Sì. Discussione sportiva, so che c'era. C'è anche la moto e quiz. Veramente? Sì. E quindi stasera mi faccio remenare da mio figlio che mi darà delle legnate a senza giacca. Grazie Guido. Grazie Fabio, grazie a tutti. Molto bello. Grazie.